Sì, ho fatto 10 serigrafie sulla tematica del Che, della serie Diarios. Questa opera l'ho fatto proprio a Cuba, nel laboratorio René Portocarrero, proprio un'interpretazione come cubano, come vedo al Che, sulla tematica proprio contestualizzato con l'arte contemporanea, quindi è solo quello. Buonasera, sola. La mia parola va a ser en español, porque no hablo italiano, no vivo acá, entiendo italiano, porque nací en Argentina, está lleno de italianos, de viejitos, que cocinaba la pasta, pero no lo hablo. Bueno. Nova milanese, musica, letteratura, piatti tipici all'insegna di Cuba e della Rivoluzione al Circolo Arci di Via Togliatti. Era piena la sala dell'associazione per accogliere Martin Guevara, nipote del Che, icona rivoluzionaria immarcescibile anche in questi anni di cambiamenti politici. Martin, scrittore e storico biografo della famiglia del grande guerrigliero argentino, ha incontrato i cittadini di Nova in una serata che è stata occasione per la presentazione delle opere dell'artista Ascanio, tutte ispirate alla rivoluzione cubana. Assistito dagli organizzatori con Enrica Ruscelli e Alma Ramos in testa, Martin Guevara ha ripercorso la storia della famiglia da cui arriva e da cui nasce il grande condottiero. Proprietari terrieri originari dell'Irlanda, con un occhio di riguardo ai dettami della rivoluzione francese, alle rivendicazioni dei contadini, un rispetto che porterà i Guevara ad essere tra i primi in Argentina a pagare in moneta il lavoro nei campi. Qualcosa di assolutamente rivoluzionario per i tempi, ancora prima delle imprese che poi renderanno eterne le gesta dei Barbudos e del Che in particolare, prima e dopo la rivoluzione cubana. Niente che non sia già stato raccontato e celebrato da centinaia di libri e pellicole come Il Che Reberrimo e I Diari della Motocicletta. Certo che sentirlo raccontato da un discendente diretto del Che ha creato una sicura suggestione nei presenti, famiglie e militanti politici che, dopo aver ammirato i disegni illustrati dallo stesso Ascanio, hanno degustato una cena tutta a base di piatti della tradizione caraibica, dall'antipasto al dolce. Apprezzando infine l'esibizione dell'ensemble Evasione Latin Jazz, che ha proposto un saggio di musiche dell'isola. Una serata di festa che allunga la serie di appuntamenti di successo del Circolo Arci di Nova Milanese. Breve y dando las gracias a ustedes por la atención. Lo que quería yo comentar un poco es aspectos y rasgos de Ernesto fuera del mítico personaje guerrillero y un poco no aislado de la política, porque quizás no, nunca uno pueda atomizar Cuba en Argentina con el anarquismo, más que con estas figuras. El anarquismo argentino, muy importante, estuvo fundado por los italianos, por Di Giovanni, por Malatesta, gente de una gran valentía que murieron en la tortura, gente que se mezcló con la clase trabajadora criolla, asentando fuertes raíces de lo que fue luego toda la izquierda revolucionaria argentina, ¿no? Del Partido Comunista Italiano, en los años en que estaba ligado a la Unión Soviética, y que realmente era una persona de un coraje increíble, y que a casi todos sus compañeros lo mataron, y él tuvo la oportunidad de exiliarse y luego regresar y continuar hasta que fue primer ministro. Tra i riferimenti più importanti fatti dal nipote del Che nel suo discorso, sicuramente c'è quello dagli anarchici come Enrico Malatesta e altri rivoluzionari italiani, torturati e uccisi nel secolo scorso per le loro idee, esattamente come il comandante argentino, a riprova che, a conti fatti, l'esperienza di Guevara affonda le sue radici ideali più nell'anarchismo utopistico che nell'esperienza del regime cubano, cui Martin non ha fatto alcun riferimento nel corso dell'intervento, concluso con una rassegna completa delle 10 serigrafie sulla tematica del Che, spiegate al tavolo dei relatori e poi visibili da vicino appese ai muri del Circolo Arci di Via Togliatti.
Ma visto che Cuba è anche altro, la serata si è conclusa all'insegna di musica e cucina, per ricordare come in fondo l'isola caraibica non sia solo politica e ideali, ma anche gioia e spensieratezza, al di là delle difficoltà e della delicatezza di questa fase di transizione, da Fidel Castro a Donald Trump. Allora, noi siamo qua insieme a Ascanio, un giovane artista cubano, e Martin Guevara, un scrittore e artista anche lui, nonché nipote di Che Guevara, per presentare questa mostra nei diversi volti e interpretazioni dell'artista di come quello che era il Che prima di diventare guerrigliero eroico, cioè l'icona che noi conosciamo. E allora abbiamo colto l'occasione per presentarlo qua insieme alla mostra dell'artista. È proprio lo che fa crescere l'uomo.